9 e 18 minuti e siamo ancora qui in questa puntata di Just Today. Abbiamo pronto anche il secondo collegamento. Siamo collegati da Brindisi con Don Cosimo Schena. Grazie Don Cosimo per aver accettato il nostro invito. Ah, grazie a voi per avermi pensato. Buongiorno. Buongiorno, Don Cosimo. Famoso già sui social, su Facebook, su Instagram, un po' su tutti quelli che sono i tuoi canali, ma ultimamente anche alla ribalta, anche su giornali quotidiani nazionali per questo affetto, per questo amore verso i nostri amici a quattro zampe, verso gli animali. Come nasce questa passione? Allora, questa passione nasce da quando ero piccolo, sempre ho avuto questo grande amore per gli animali e mi ricordo che quando ero piccolo volevo portarli tutti a casa quando trovavo un cane o un gatto abbandonato, beh, mia mamma e mio papà non me lo permettevano. Però questo amore per loro c'è sempre stato, anche perché per me loro mi danno, fammi passare questo termine, no? Questa affermazione, danno la possibilità di capire che cos'è l'amore puro, cioè quello senza rancore. Che loro, anche se li rimproveri oppure fanno qualcosa, dopo 2 secondi sono lì pronti a scodinzolare, a venirsi a farti le Don Cosimo, tu sei parroco, tra l'altro, alla parrocchia proprio di San Francesco d'Assisi a Brindisi, quindi non potrebbe neanche esserci probabilmente una parrocchia migliore per accogliere i nostri amici a quattro zampe. In questi giorni si parla di una vicenda, abbiamo anche ritagliato una notizia, la possiamo anche mandare in onda, ovvero quanto è accaduto in Trentino per l'orso, il famoso orso che ha aggredito un passante, un corridore, un giovane corridore, l'ha aggredito brutalmente. C'è stata tutta una vicenda arrivata anche nelle aule dei tribunali amministrativi per quanto riguarda la cattura e l'eventuale abbattimento dell'orso. Poi si è fatto riferimento anche ad altri temi come l'eutanasia, che è un tema che probabilmente noi siamo abituati a sentire di solito sugli uomini, ma oggi è venuto alla ribalta anche sugli animali. Qual è la tua posizione su questo tema? Che cosa pensi? Ecco, probabilmente in che direzione stiamo andando? Perché da un lato c'è chi parla probabilmente di colpe politiche, nel senso si decide di impiantare, di prevedere degli orsi a pochi chilometri dagli abitati, allora queste possono essere le conseguenze. Dall'altro lato chi dice se queste sono le conseguenze, allora gli orsi poi vanno abbattuti. Qual è la chiave di lettura? Innanzitutto c'è stata una tragedia, quindi mi dispiace per quel giovane che ha perso la vita. Penso anche alla grande sofferenza, no, della famiglia che sta vivendo in questi giorni. Poi è un fatto che gli rimarrà per sempre, non nella vita. Però penso che uccidere oppure fare l'eutanasia all'orso, che poi porterebbe sempre alla morte, non risolve il problema. Penso che l'orso andrebbe messo in una struttura per essere tutelato. Alla fine non è che l'orso per istinto uccide. E poi dobbiamo anche pensare che era una mamma orso, aveva dei cuccioli che adesso sono liberi nel bosco, e chi conosce la vita degli orsi sa benissimo che fino ai 2 anni, fino al secondo letargo, devono stare per forza con mamma, altrimenti poi se incontrano un orso maschio li uccide. Perché c'è proprio questo modo di fare degli orsi. Ecco perché quei cuccioli sicuramente faranno una brutta fine se già non l'hanno fatta. Ecco perché dovrebbero essere presi insieme alla mamma e portati poi in una struttura. Io so, ad esempio, che lo zoo di Fasano ha chiesto di accogliere mamma orsa con i suoi cuccioli. Poi Don c'è Cosimo. tutta una questione politica, che chi tira di qua, tira di là, è sempre l'atteggiamento della politica italiana che ognuno cerca di tirarsi l'acqua al proprio mulino, però poi posizioni giuste, vere, concrete, che portino bene al bene comune, ce ne sono poche poi. Don Cosimo, abbiamo visto anche nel frattempo la tua pagina social su Facebook, proprio su questo tema di cui stavamo parlando, dell'orso. Poi, tra l'altro, magari a differenza di altri parchi italiani dove agli orsi e agli animali vengono anche magari dati dei nomi simpatici, carini, in Trentino c'è un po' questa denominazione, ecco, con numeri, lettere, GJ4, MN, ma Sì. quanto fa mette i brividi il termine parola eutanasia pensato per un animale? Ma fa paura come tanto per l'essere umano, perché comunque nessuno può decidere di togliere la vita a un essere vivente. Non siamo stati noi a creare
l'umanità oppure il genere animale, è stato Dio, quindi in conseguenza non ci possiamo mettere al posto di Dio. L'eutanasia per me è come mettersi al posto di Dio e decidere sulla creazione, cosa che non accetto né per gli animali né per le persone. Grazie Don Cosimo, c'è un altro piccolo video che abbiamo estrapolato dalla pagina dei tuoi social e lo vediamo adesso insieme ai nostri telespettatori. Volevo farvi una domanda. Qual è la cosa che dopo 2000 anni ancora resiste? Qual è quella cosa che cambia la vita totalmente delle persone quando la incontrano davvero? Qual è quella cosa che fa cambiare, non so, la vita di una persona che ha fatto del male a tante persone, però poi quando la incontra si rende conto che la vita non è quella che ha fatto, ma è un'altra? Qual è quella cosa che aiuta davvero tutti a non perdere la speranza e che nessuno riesce a distruggere, nonostante i tempi che passano, nonostante le ideologie, la nuova società che ti impone dei nuovi ideali e che distrugge quelli precedenti, però questa resta sempre. Che cos'è questa cosa? Questa cosa è la fede. È la fede in Dio, che quando la incontriamo davvero nella nostra vita, tutto ha un senso diverso, tutto è più bello, tutto ci illumina su cosa davvero dobbiamo fare nella nostra vita e come viverla. Allora, non sprechiamo questa grande opportunità che il Signore ci dà e viviamo questo incontro con Lui che ci cambierà davvero la vita. Don Cosimo, allora ti chiedo qual è il tuo impatto che hai avuto con la fede? Essendo appunto pugliese, se hai un racconto di fede, una testimonianza di fede, perché no magari anche da San Giovanni Rotondo, dai luoghi di Padre Pio? Guarda, io attraverso i social incontro tante testimonianze di fede di persone che mi scrivono. Devi pensare che, sempre sulla pagina Facebook, ogni giorno mi arrivano migliaia di messaggi privati dove la gente mi chiede preghiere, dove mi racconta la propria storia, dove mi chiede anche, no, delle delucidazioni su credere veramente in maniera più forte in Dio. Quindi un racconto particolare non ce l'ho, perché ne ho tanti nella mente, tanti nella vita di ogni giorno, che davvero mi fanno capire quanto abbiamo bisogno di Dio. Io, prima di iniziare a portare la parola di Dio, la mia testimonianza nei social, pensavo che la gente era un po' lontana dal Signore, che il Signore ormai era stato messo da parte e dimenticato. Invece questo mi ha fatto riscoprire che la gente ha veramente bisogno di Dio e Dio nella loro vita. Quello che manca, secondo me, è una testimonianza credibile che dobbiamo portare noi, soprattutto che diciamo di credere nel Signore nella vita di ogni giorno. Dovremmo portarla di più, perché una testimonianza credibile porta poi una testimonianza di fede, una testimonianza di vita, e se noi per primi non cambiamo la nostra vita cercando di imitare il Signore, imitare Gesù, avere almeno quello piccolo stralcio di somiglianza nei suoi sentimenti e atteggiamenti, cambia poco. Invece, se noi lo facciamo, qualcosa di bello accade nella nostra vita e lo portiamo anche nella vita degli altri. La nostra fortuna, che io dico sempre, è che il Signore non guarda i risultati, ma l'impegno. Quindi impegniamoci, anche se i risultati non saranno perfetti, però almeno il Signore guarderà quello che abbiamo fatto e abbiamo cercato con i nostri limiti, con le nostre possibilità, di cambiare la nostra vita e la vita degli altri con l'amore di Dio. Grazie, grazie. Della Don Cosimo Schiena, parroco della diocesi, della parrocchia di San Francesco d'Assisi a Brindisi. Grazie per essere stato con noi e perché no, magari arrivederci presto proprio qui nei nostri studi a San Giovanni Rotondo. Grazie ancora. Grazie Grazie a voi per avermi pensato. Don Simone. Noi ci fermiamo qualche secondo per un break pubblicitario e poi torniamo ancora qui per l'ultima parte di questa puntata di Just Today.